Buongiorno a tutti. Oggi voglio preparare insieme a voi le potato jacket, ovvero le patate al forno ripiene. Allora, io ne ho già preparate qui un po', sono praticamente su una teglia con della carta forno, non sarebbe necessaria ma mettetela magari, e andiamo ad avvolgerle nella stagnola in questo modo. Ho già acceso il forno a 200 gradi e li andremo a mettere nel forno per circa un'ora e mezza, un'ora e un quarto, un'ora e mezza. Poi dovremo sentire, magari bucandole con una forchetta, se sono pronte, se sono cotte. Ci sono vari modi di farcire le nostre patate. Diciamo che quello più classico è con cheddar e bacon. Pancetta affumicata, io non ho utilizzato il bacon, ho utilizzato la pancetta affumicata che faccio io, potete trovare anche il video su come prepararla in casa e su come affumicarla anche. Però io vi voglio far vedere altri sistemi e quindi ho preparato qui del timo e della salvia che ci serviranno come aromi, del formaggio che ho preparato io, del cheddar, del gorgonzola dolce, ma potrebbe essere anche quello piccante. Poi ho qui delle cipolle, due cipolle che ho tritato e che andrò a far ripassare in padella con del burro. E della pancetta, come vi avevo già detto, pancetta affumicata, potrebbe essere anche normalissima pancetta, che passerò in padella anche questa senza mettere niente, perché comunque la farò andare pianino pianino e lei si lascerà andare il proprio grassino e si cuocerà così. Ovviamente preparerò tutto questo appena prima che siano pronte le patate, che siano cotte le patate. Le ho lasciate cuocere a 200 gradi per un'ora e mezza. Adesso le ho già tolte dall'involucro e poi le ho tagliate e vado... Vabbè, questa si è un po'... Le vado ad allontanare un attimino così, ecco, e poi le prepariamo in... tre modi diversi. Allora, potreste anche tritarlo il cheddar e anche gli altri formaggi. Io preferisco fare così perché poi le ripasso un attimino in forno, così me le posso anche preparare prima e le scaldo al momento dell'utilizzo. Allora, questa è la pancetta che io ho fatto rosolare. Ne vado a mettere un po' all'interno della patata in questo modo. Magari anche un po' di sughetto. Poi ne facciamo una con il gorgonzola. Anche qui mettiamo un pochettino di pancetta. E andiamo ad aggiungere un briciolino di timo, così. Nell'altra invece andiamo a mettere il formaggio. Un po' di cipolle che ho fatto andare con il burro e un pochettino di salvia tritata. Allora, le aromatiche, se volete, potete metterle o fare a meno. Ovviamente le preparerò tutte, le ripasserò ancora a 180 gradi qualche minuto, giusto il tempo di far sciogliere il formaggio. Se invece volete servirle subito, il formaggio lo mettete tritato e, o schiacciato un attimino e quindi dovrebbe praticamente venire, cioè sciogliersi meglio, ecco. Io le ripasserò ancora in forno invece. Ovviamente queste sono delle idee, potete benissimo mettere anche qui le cipolle, potete aggiungerle di lì, potete aggiungere del burro, potete aggiungere dei funghi passati in padella, ci sono mille possibilità. Ecco le patate ormai fuori dal forno, pronte per essere servite in tavola, servite belle calde ovviamente. E niente, se questo video vi è piaciuto mettete mi piace, condividete e magari iscrivetevi al canale. Trovate in descrizione tutti gli ingredienti. Grazie e buona giornata.